Minchia Dario, ma fatti un fans, sono serio. Dove ti segui a cannone? Minchia, andrebbe tanto un OnlyFans così, zio. Di un maschio che sarebbe meglio tu fermo, dritto, che ti tiri un segone della Madonna. E mi faccio pagare. Ma Sarone proprio ieri su Discord stava dicendo che vorrebbe farlo. Giuro. Ma Sarone deve farlo. Ha detto che voleva farlo. Ha detto proprio questo. Sì, bro, ma aggiungerà dei dettagli che te lo giuro, zio. Tipo? Bro, insomma. Robe a tre. Spiegava attentamente quale fosse il pubblico a cui stava mirando, mettiamola così. Mi corre voce, mi hanno detto che dietro all'account di Gently Perv ci sei tu. Che cazzo è? Quel tipo mi è uscito qualche volta, non mi fa piegare, giuro, come roba. Cos'è che... Ma corre voce che il faccio, quel corpo lì appartenga a Dario in realtà, dicono. Mi dici chi è che è? Sì, un tipo che si segue in pubblico, letteralmente. Ovviamente penso che siano video iper mega fake. La finisce sempre comunque, capito, con boh. Oh, minchia, cioè, che si butta in mezzo. Fammi indovinare, tipo che glielo acchiappano. Ma in realtà non finirebbe in galera. Uno che parcheggia all'S lunga, passa una signora lì per caso, gli tira una sega dal finestrino, è reale come roba. Figa, possibilità che sei parcheggiato, allora, passa una cinquantenne e ti tira una raspa, minchia. Sì, capitati anche a me quei video lì. Oppure sì, stai cambiando io, minchia, c'è cioè una che è sbircia. È uno stecchino quello lì, zio, cioè, ma sono poco falsi quei video, Prova. No, dai. Zio. A me quello che era capitato era tipo nel camerino, era tipo arrivata quella lì, la per favore. Ma è capitato, cioè per caso, non è che ci sei finito su te, è proprio capitato accidentalmente. Non appena vedo un tipo nudo con un cazzo all'aria, clicca, subito. Quando scorri la home compaiono, cioè, a me sta sul cazzo da Dio ultimamente, una roba che proprio sto cominciando a odiare, raga, quella lì che ti perché dice, Gino mi scrive... smettila di segarti. Sì, perché Gino mi dice, con il laccio... fare donne vere, ma che cazzo, cioè quella roba lì, raga, fastidiosissima, è da rimuovere istantaneamente. Dario, mi puoi restare, per favore? Gido scrive, con il laccio mostatico nelle palle, poi. Quello non l'ho visto. Fortunatamente. Sì, Pendosi, sono tutti veri perché oscura le persone. Ma come fanno a essere veri? Sarebbe già in galera, minchia. A parte che, ripeto, l'evoluzione delle situazioni è talmente assurda, sono talmente assurde che... Cioè... Sì, sono veri perché li oscura. Cioè, minchia, allora... Letteralmente, minchia, ogni volta va a finire che trova quella che glielo succhia o altro. Anche il laccio emostatico non dovrebbe avere, minchia, un paio di manette lì? Se fossero veri? Beh, anche i video di Max Felicitas, le trame, sono vere. Zio, ma in generale sono vere le trame dei film porno? Zio, secondo me no. Così, eh. A naso. Ovviamente no, zio. A naso, eh. Quelli che hanno le registrazioni in 8K sono vere. Con 50 inquadrature. No, ma anche perché, minchia, vedi uno che ti si avvicina con una bella telecamera, ti fai fare, eh? Cioè... Ma comunque stavo pensando, cioè alla fine, raga, Gently Perv non è che faccia... Dio, si sega, ma si sega in un parco, letteralmente. Vabbè, ma lui è lì e ti dice, se ti va, io sono qua, ma non è che sta forzando la roba. Cioè, lui offre la possibilità, bro, poi... Fidati. A quanto pare c'è sempre... A me fanno piegare, scherzando. Fanno piegare perché, tipo, me ne ricordo uno in cui eravate appena in una sauna... Sì, cioè, sì, va, sì, tipi a fianco, capito? Sauna. Lui, mica, con il telo che si segava, cioè, te lo giuro, zio. Una roba che... Ne... Leo, di questo, minchia, zio, pervertito. Bro, mi è uscito qualche volta e mi faceva ridere, me lo sono guardato. Ti sono pervertito però... gentile. Però aspetta, Leo, la gentilezza dove sta? Che alza la gamba per coprire la minchia. Cioè, lui ha la... Se tu hai notato, io me lo ricordo bene quel video. Lui alza la gamba per coprire. Quindi c'è sempre quello però fa piegare perché succede. Sì, cioè, si mette quel telo davanti, come potesse fare, capito? Nascondere il gesto della serie. Mi copro, non mi sgameranno. Cioè, la gente tipo a fianco, letteralmente, no? Ragazzi, fianco. È un gentleman. Cioè. Però, raga, la gamba l'alza. Mica, Leo, ma se sei in una sauna e vedi uno che si butta a cannone, mano, con questa gamba alzata, vedi il braccio che si muove. Entri nel bagno, ragazzi, zio, no, e c'è Ivan a fianco. Ti distratti, poi si sta segando. Ma noi stiamo sottovalutando il fatto che, sì, vabbè, ovviamente sono costruiti i video, però comunque non si sta segando in un parco. Cioè, non si sta comunque segando all'aria aperta dove potrebbe passare chiunque. Quello è vero. Infatti, su quello, ovviamente, vabbè, ma non è né il primo né l'ultimo che fa quei video, però. Minchia, oggettivamente sì. Certi parchi in centro città.
Inchia Dario, ma se tipo tu, cioè, pensa a sta roba, sei nella sauna, entra sto ragazzo qua, no? Magro, nudo, si siede di fianco a te, alza la gamba e capisci quello che sta succedendo. E tu cosa che fai? Gli straccia via il telo, zio, e ci pia la faccia. Leva sta roba, minchia, glielo leva. No, adesso faccio l'avete io. Mai visto quel, l'avete mai visto quel meme, quel TikTok, non so che cazzo è, di quel tipo che è in bagno e si sente tipo, cioè, è in bagno, c'ha del sapone in mano e a fianco c'è uno che sta cagando. È andato una volta. E lui fa tipo, oh, così, minchia, fa un po' di gemiti così e spruzza il sapone nella scarpa del tipo. Minchia, zio, vedi quello che infila le mani, minchia, furioso, e poi non so bene come, per acchiappare qualcosa da sotto il bagno, bro. Che schifo. Minchia, zio, c'è una roba del genere, non esci dal bagno e sfondi la porta, letteralmente, del bastardo che... Ma figa, il Gently ne fa di numeri ultimamente, ho visto, Minchia, raga, cioè, fa un botto di views, No, perché è un ragazzo gentile, non peraltro, Berro. E scoprire che, esatto, che è il Berro, lui. Quel tipo, lo stai elogiando perché lui vuole farsi pubblicità su sta roba. Immagini? Mio, un giorno zio riconosciamo la inquadra la faccia, c'è Dario, la faccia di Dario. Io ripeto, se ho capito scivola che la cam. Se è quello che penso io, zio, è magrissimo quello lì, cioè. Vabbè, magari così che cazzo sul grandangolo, che cazzo ne so. Minchia, bro, non deve essere un grandangolo buggato. Al limite minchia, se è qualcuno potresti essere tu quello lì. Io no, ma va, minchia, quello c'ha un cazzo, raga, che è enorme, tra l'altro. Ti immagini, ripeto, cioè salta fuori che boh, un giorno è lì ed è nello studio di Berry. Ci accorgiamo che è uguale la postazione, il background. Zio, però se un giorno, zio, guardi e c'è un LED dietro con scritto miniera. E se un giorno martello, guardi Berry nella sua postazione, ci ha appeso anche lui dei lacci emostatici. Il LED con scritto miniera e il piccone. Prova inconfutabile che il Gently è Berry TV. No, zio, se c'è miniera non è Berry, è il greco. Oh, è qua, raga, qua. Nella postazione di Berro ci sono... E se guardi il sito Weasel News, zio? C'è Baba in chat. È il Babones. C'è il sito Weasel News dietro. Poi si scopre che no, il profilo più adatto chi potrebbe essere? Per me è Masa, raga. Zio, allora, caratterialmente sì. Esteticamente, cioè, ci vuole uno che abbia quella corporatura. Fisicamente minchia, fisicamente, ma poi è altro. Quello che ti si addice di più sei tu, Berro, Sì, potrebbe, vero. Si Masa a livello caratteriale, zio. Cioè, lo metteresti la mano sul fuoco? Che non farebbe mai una roba del genere? Zio, no. Ovviamente. La mano sulla griglia, zio. Da me più di una persona, giuro, non erano d'accordo. In simultaneo hanno scritto Felin, il profilo più adatto. Zio, non torna. L'altro giorno, raga, avevo messo la storia. So, magari l'avete vista. Che cioè, avevo tipo il piatto con 40 grammi di pasta. Avevo scritto: se tra un mese non sono un bronzo di Riace, prendo a schiaffi qualcuno, roba del genere. E uno mi ha risposto: perché è proprio Felin? Povero bello, metti. Mi chiedono se è possibile quantificare, cioè, stimare chi è il pizz più strano. Difficile, eh? Secondo me ognuno ha i... Zio, ha il Felon il più bizzarro. Ha le sue abilità. Cioè, che... No, vabbè, minchia, sì, no, Felon è... Più bizzarro. Sì, sì, effettivamente, minchia, se tiri le somme, sì. Raga, mi allontano, vado una mezz'oretta al parco, ci vediamo tra poco.